iTunes chiude, e ora che succederà? Nel frattempo ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. iTunes è il software della Apple ideato fin dalla nascita dell'iPod per poter ascoltare e gestire la musica, ma non solo. Serviva per catalogarla, per masterizzare CD ed è anche collegato allo store, lo spazio dove acquistare la musica di tutti i generi possibili. Nel tempo la classifica di iTunes è diventata una classifica ufficiale per quelle che sono le vendite degli artisti, essendo il principale store di musica generalista in digitale. Dal 2003 ne è cambiato veramente di tutto per quanto riguarda la musica e il modo di ascoltare la musica. E pochi come iTunes sono stati protagonisti in questa rivoluzione digitale. iTunes nasce nel periodo in cui aveva appena chiuso Napster, però il mercato era completamente impazzito a causa del download illegale di musica. E di contro la possibilità di acquistare legalmente musica in MP3 era ancora del tutto inesplorata. Quindi iTunes è la prima risposta alla pirateria musicale e in seguito poi ne sono venute delle altre. Nel tempo l'iPod ha smesso di essere prodotto, quindi un lettore che potesse riprodurre la musica e soltanto quella, comunque musica, podcast, unicamente audio, anche perché l'iPhone e di conseguenza tutti i vari smartphone hanno iniziato ad essere sempre più ampliati di funzioni di questo tipo da rendere oggetti come iPod assolutamente obsoleti. Ed ecco che nel giro dei 10 anni successivi anche iTunes è diventato obsoleto. Al di là che, detto personalmente, è uno dei pochi software che è stato peggiorato di anno in anno e ogni volta usciva qualcosa e lo rendeva sempre più inutilizzabile, però è successo che comunque si è imposto lo streaming. E di conseguenza Apple non poteva stare fuori dal mercato degli streaming e quindi è nato Apple Music. Apple Music dispone di tutta la libreria di iTunes, di tutto lo store, di tutti gli artisti che hanno concesso le etichette, concesso i loro brani in vendita su questo portale. Negli ultimi tempi risultava veramente strana la convivenza sullo stesso telefono, sullo stesso computer di due software apparentemente concorrenti come iTunes ed Apple Music. Ecco quindi che anche in virtù del crollo progressivo del mercato digitale, che come abbiamo detto in tempi non sospetti, è ancora più in calo del mercato delle vendite di copie fisiche dei dischi, di conseguenza Apple ha deciso la chiusura di iTunes, il che genera tutta una serie di conseguenze ancora ipotetiche su quello che sarà il mercato dell'acquisto di musica in digitale. Cosa faranno gli altri store? Cosa faranno gli altri store di musica più specifica? Penso a Beatport e Tracksource per noi DJ. Continueranno a vendere i brani o cercheranno qualche soluzione alternativa? Beh, in realtà qualche soluzione alternativa l'hanno già trovata e ne parleremo nello specifico. Diciamo che con la chiusura di iTunes tutto il mercato di vendita digitale fa un enorme stop o comunque fa un enorme passo che ha delle conseguenze fin da subito. Mercato che già subisce un'emorragia perché ha avuto 3-4 anni di ascesa e poi un calo abbastanza repentino. Di conseguenza potremmo dire che la fine del mercato di musica in digitale è pressoché arrivata. Apple ha quindi deciso di dividere in tre la propria offerta di questo tipo, con tre app dedicate: Apple Music, Podcast e Apple TV. Non c'è più la sovrapposizione tra vendita e streaming, ma è tutto streaming e questo è un passaggio direi fondamentale nella storia. Apple Music, che ancora non ha diciamo preso il via come dovrebbe, però comunque vanta già un forte pubblico di riferimento e a maggior ragione si punterà soltanto su quello. Poi i podcast, che pur essendo ancora un mercato ristretto vantano numerosi ascoltatori e su Apple è il punto di riferimento principale a livello mondiale, e poi tutta la branca di Apple TV, laddove anche Apple
e questa è una novità delle ultime settimane, inizierà la produzione di contenuti originali per fare concorrenza a Netflix e a tutto quello che succede nel mondo dello streaming, soprattutto negli Stati Uniti, con l'avvento prossimo di Disney Plus, che è la piattaforma di streaming di serie e di film della Disney, che porta via a Netflix e ad Amazon tutta una serie di contenuti esclusivi. Apple, vedremo se e in che modo farà concorrenza a Spotify, continuerà a farlo e che conseguenze avrà questo sull'ascolto di musica in generale. E in che modo poi il passaggio allo streaming influenza anche la produzione della musica, che è un aspetto altrettanto interessante di cui parleremo in seguito. Nel frattempo ti direi di continuare a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.